Ciao bellezze! Oggi argomento un po' particolare. Vi voglio parlare di una domanda che credo che qualsiasi persona si sia fatta almeno una volta nella propria vita, ossia il perché proprio a me. Quante volte ci capita qualcosa nella vita per cui ci viene da pensare, ok, ma perché proprio a me? Perché questa cosa è successa proprio a me? Perché non a un'altra persona? In realtà ci viene da pensare questa cosa spesso perché vediamo degli eventi, delle cose come qualcosa che possono succedere solo agli altri. Soprattutto da giovani, da ragazzi, da piccolini, ci sentiamo invincibili, pensiamo che di aver tutto il mondo in mano, pensiamo che tutto possa succedere a chiunque, ma non a noi. Tutto può succedere al mondo, ma a noi non può succedere nulla. E a me è successa questa cosa tantissimi anni fa, ma per un evento che è successo, che vi racconto perché lo vivo con tanta leggerezza, praticamente mi avevano investito nelle strisce pedonali. Stavo andando a scuola e mi avevano investito. La cosa particolare è che io, il fatto di essere investiti, no? L'avevo sempre sentito dire. Stai attenta, guarda a destra e a sinistra perché le macchine ti investono. Hanno investito una signora, è finita in ospedale. Vabbè, lo sentivo, ma figuratevi se poteva succedere proprio a me. E la cosa particolare è che nel momento in cui mi hanno investita, non mi ero accorta di essere stata investita perché sono entrata in uno stato un po' di incoscienza. E mi ricordo però che provavo delle sensazioni fisiche, per cui. E non capivo cosa stesse succedendo, ma ricordo che nel mentre che mi sentivo un po' volare, ho pensato, caspiterina, ma vuoi vedere che mi hanno investito? È successo veramente a me questa cosa? Ed è strano, è particolare, proprio perché non ci pensiamo. E da lì ho capito che in realtà qualsiasi cosa, ma la vita me l'ha insegnato anche altre volte, qualsiasi cosa può succedere a chiunque, qualsiasi cosa può succedere a noi e può succedere proprio a noi, quindi perché proprio a me? Semplicemente perché, come dice Forrest Gump, la vita è come una scatola di cioccolatini, non sai mai quello che ti capita, quindi in realtà non sappiamo mai quello che ci capita nella nostra vita e mi sento di fare questo video. Perché sento in maniera particolare, sento particolarmente mio questo argomento. Il perché non ve lo racconterò in questo video, chissà se mai farò un video in cui ve lo racconterò, non lo so, perché io come tutti noi combattiamo un po', combatto con i miei segreti, i miei scheletri nell'armadio. Però vi voglio parlare di questo argomento, perché nella vita spesso ci succedono delle cose per cui rimaniamo traumatizzati. Rimaniamo traumatizzati e a volte neanche ce ne accorgiamo. E quindi cosa succede? Che abbiamo una fase iniziale in cui rinneghiamo ciò che ci è successo, della serie, no, non mi è successo niente, è impossibile che io abbia questa cosa che sia successo proprio a me, ma in realtà pian pianino nella vita ci scontriamo sempre con questa cosa che ci è successo, perché qualsiasi cosa che ci succede rimane in noi. Soprattutto a volte quando si ha a che fare, si combatte con, ad esempio, malattie particolarmente gravi che poi ci portiamo avanti per gran parte della nostra vita o a volte per tutta la vita. Ecco, lì, a quel punto, nonostante noi abbiamo una fase di rinnegazione di questa patologia, ad esempio, quella resta sempre con noi, non ci abbandona mai. Noi non la vogliamo, ma quella c'è. E quindi. Parlo di patologia perché mi rispecchia di più, ma in realtà con qualsiasi fase, con qualsiasi cosa della nostra vita, ci dobbiamo scontrare ogni giorno, o perlomeno ogni giorno per un periodo, o ogni giorno per tutta la vita. E quindi, nonostante noi tendiamo a rinnegare questa cosa perché ci viene spontaneo, noi abbiamo una cosa che non ci piace. La rinneghiamo, non la vogliamo, facciamo di tutto per far finta che questa cosa non esista. Ma questa cosa esiste e dobbiamo imparare a conviverci. E quindi dalla fase della rinnegazione si passa pian pianino a una fase intermedia, sino ad arrivare alla fase di accettazione di questa cosa che non ci piace, ma con cui dobbiamo convivere.
La fase di accettazione penso che sia una fase veramente lunga, 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 lunga. Io è da 10 anni che cerco di concludere la mia fase di accettazione, ma non l'ho ancora conclusa e credo che sia normale, sia naturale. Sono in una fase molto serena, molto tranquilla della mia vita. Perché? Perché semplicemente ho imparato a convivere con tutto ciò che la mia vita mi ha portato, e con il mio passato, con il mio presente e soprattutto con il mio futuro. Ho imparato a convivere con il mio futuro. Vi dico questo perché? Perché in realtà tante cose che ci succedono, tante patologie che abbiamo, non ci segnano tanto nel momento, ci segnano magari nel momento. Alcune persone hanno qualcosa che le ha segnate veramente tanto nel passato, ma tante persone hanno delle patologie che segneranno soprattutto il proprio futuro. Mi viene da pensare a patologie invalidanti, degenerative, patologie che diminuiscono la prospettiva di vita, che sembra così, detto così, sembra una cavolata. Quando capita a te la senti molto questa cosa, e perché dici, cavoli, avrei potuto vivere 90 anni perché devo viverne 70, cioè ti senti un pochino minuti contati. Molte persone hanno patologie che possono fargli veramente concludere la vita in breve termine, in poco tempo, e lì è... pensi, perché proprio a me? Perché? Poteva succedere a chiunque, ma perché proprio a me? Cosa ho fatto di male nella mia vita per meritarmi tutto questo? Io per tanti anni ho pensato, nella mia vita passata devo averne combinate di tutti i colori, perché così proprio non mi poteva capitare proprio a me. In realtà no, in realtà no. In realtà quello che ci succede spesso ci succede per caso, perché la casualità c'è nel mondo, c'è l'entropia, mi dice anche la casualità. È successo a me e pazienza. Io mi piace pensare che è successo a me perché io ho il potere di gestire tutto, il potere di accettarlo, il potere di saperlo vivere. Perché non è scontato, perché tante persone non ce la fanno. E questo video è soprattutto per quelle persone che in questo momento non ce la stanno facendo. Perché ci sono dei periodi in cui pensiamo realmente di non farcela. Ci sono dei periodi in cui cadiamo in depressione, ci sono dei periodi veramente difficili, soprattutto in caso di patologie gravi. Ci sono dei periodi difficili perché ci ritroviamo in un corpo non nostro, in una vita non nostra, che non abbiamo voluto, che non abbiamo desiderato e che non vogliamo, e non la vogliamo veramente dal profondo del nostro cuore. Però ci ritroviamo qua, con questo corpo, con questa vita, che la vogliamo o no è questa, e la parte più difficile è quella dell'accettazione, perché una volta che la tua vita viene sconvolta, il tuo corpo viene sconvolto, ti ritrovi veramente in situazioni particolari e non lo accetti, tu non ti meriti questo, non hai lavorato per questo, tu avevi dei progetti nella tua vita, volevi diventare campionessa di karate, ad esempio. Io lo volevo diventare, non lo posso diventare, ne sono consapevole. Ci ho sofferto tanto per questa cosa, sì. Chiunque di noi soffre nel momento in cui un sogno viene spezzato, è normale. Ma in realtà la cosa più difficile e bella è tirar fuori da ogni cosa che ci succede un insegnamento. Io l'ho tirato fuori, sono felice di averlo fatto, ho trovato una strada alternativa, non è la strada che mi ero prefissata sinceramente, ma ho trovato una strada alternativa, ho trovato il mio lavoro da svolgere da casa, non mi devo per forza muovere per andare a lavoro, non devo svegliarmi la mattina, non ho orari, non ho vincoli, non ho obblighi, vabbè pochi, no, qualcuno ce l'ho, dai, pochi, ho più obblighi morali nel mio lavoro,
che fisici, diciamo. Ho trovato la mia dimensione, ma ho avuto il coraggio di trovarla. Ho avuto il coraggio di cadere, ho avuto il coraggio di chiedere aiuto. Non tutti mi hanno capito, ma non è un problema, non tutti ci capiscono nella vita. Ho avuto però il coraggio di rialzarmi, ho avuto il coraggio di sorridere, di tornare a sorridere, ho avuto il coraggio di costruire la mia dimensione in base a ciò che mi era successo, in base al mio passato, al mio presente e al mio futuro, perché la mia dimensione è solo mia, non può essere uguale a quella di nessun altro. Quindi se tu in questo momento stai cercando la tua dimensione, sappi che la tua dimensione non è la mia. Sarà la tua unica dimensione, sarà quella che tu costruirai in base a come sei tu, in base a ciò che hai, in base a ciò che vuoi, ai tuoi sogni, ai tuoi desideri. Sarà la tua dimensione, tua e solo tua. Ho avuto il coraggio di capire che dietro la mia sventura, dietro le mie sfortune, innumerevoli sfortune, c'era qualcosa di più, c'era qualcosa di bello che io potevo scoprire. E io ad oggi sono una persona totalmente felice, felice al 100%, e penso che si capisca. Chi mi è vicino, chi mi vede, chi mi sente ogni giorno, capisce e comprende la mia felicità. Tutti sanno poco di me, ma la mia felicità si capisce. Perché in realtà se impari a accogliere tutti gli insegnamenti che la vita ti ha voluto dare, in realtà quella tua sfortuna, quella tua sventura sarà la chiave del tuo successo. Perché non tutti hanno questa fortuna, non tutti hanno la fortuna, e parlo di fortuna perché ad oggi io posso parlare di fortuna, perché ad oggi io non ho perso ciò che, l'unica cosa che vorrei non perdere mai, ossia la lucidità mentale, la ragione, la capacità di ragionare, di pensare, di relazionarmi con gli altri. Tutto il resto posso anche perderlo, non è un problema per me assolutamente, ma queste cose sono le uniche cose che io voglio, perché questo per me è vivere. Vivere al 100%, avere la capacità di pensare, di progettare, di ragionare, di parlare con tutte le persone che voglio. Ormai siamo nel 2020, insomma ci basta poco per, per incontrare la gente. Io sto incontrando voi qua in questo momento dal mio salotto, vabbè siamo in quarantena, quindi diciamo che come me ora tutti sono rinchiusi in casa, però... E penso a tante persone che magari hanno perso l'utilizzo delle gambe, che non possono uscire facilmente così di casa, penso a tante persone che non sono particolarmente autonome. Beh, nel 2020 abbiamo veramente la possibilità di relazionarci con tutti anche tramite questi metodi. Certo, non sarà la stessa cosa di uscire di casa, però come dicevo prima dobbiamo sempre cercare di costruire la nostra dimensione in base a noi, in base a come siamo noi, in base alle nostre difficoltà, in base ai nostri limiti. Pensate che se voi pensate ora di avere un limite fisico vostro, pensate che tante persone hanno dei limiti mentali, e non parlo di handicap mentali ovviamente, parlo proprio di limiti, di essere persone limitate. Ecco, io credo che tutti noi nella nostra sfera individuale siamo molto limitati sinché non ci scontriamo con qualcosa di grave. E a quel punto ci sentiamo le persone più sfortunate del mondo, ma in realtà a quel punto lì iniziamo a scoprire un nuovo mondo, che è il mondo dell'interiorità, il mondo delle cose importanti. Capiamo realmente cosa sono le cose importanti della nostra vita. Se mi avessero parlato a 13 anni di questi argomenti avrei mandato a cagare qualsiasi persona, cioè cosa mi stai dicendo? Stai svarionando? E invece no, adesso ne ho 26 e io da tanti anni ho capito queste cose e mi rendo conto che sono cose che non avrei mai capito se
nella mia vita non mi fossero successe alcune cose, ma in realtà questa cosa qua a me piace. Io sono felice che nella mia vita mi siano successe queste cose, perché senza queste sfortune io non riuscirei ad apprezzare la vita così tanto. Non riuscirei a provare questo senso di felicità, a svegliarmi ogni mattina felice di essermi svegliata, cioè a uscire di casa, uscire anche adesso in balcone che siamo in quarantena, prendere una boccata d'aria, prendere un po' di sole e provare un senso di felicità enorme, provare felicità per fare una torta, provare felicità per tutto, per qualsiasi dettaglio della vita, provare felicità nell'essere viva, nell'essere qua. Anche in quarantena, io sono felice, siamo in quarantena, io sono felice di essere qua a vivermela questa quarantena, a vivere in questo mondo, a poter fare un pochino quello che voglio, nella mia dimensione, dimensionato alle mie capacità, alle mie possibilità, ma lo faccio, posso fare ciò che voglio. Quindi il messaggio che voglio comunicarvi con questo video, mi sono dilungata, lo so, però è veramente una cosa che a me sta tantissimo a cuore. Il messaggio che voglio dirvi è: non scoraggiatevi, non scoraggiatevi mai, per nessun motivo al mondo, dall'aver preso 3-4 in una verifica, all'essere stati lasciati dal vostro fidanzato. Non scoraggiatevi neanche per le cose più serie, una malattia grave, la perdita di una persona cara. Imparate ad apprezzare ogni piccolo istante della vostra vita. Ogni cosa che la vita ci dà è un dono, la vita stessa è un dono, non ci è dovuta, ce l'abbiamo, non si sa perché, ma è stata donata a noi. Ogni cosa che ci succede ogni giorno è un dono, impariamo veramente ad apprezzare ogni piccola cosa e a sorridere per qualsiasi cosa che ci succeda, sorridere anche se abbiamo i problemi, non perdete mai il sorriso perché è la cosa più bella che avete. Siate coraggiosi e niente, è l'unico messaggio che voglio lasciare in questo video. Spero che sia stato chiaro, spero che sia un punto di inizio per la vostra accettazione, l'accettazione di tutto ciò che avete, sia di negativo che di positivo, il punto di partenza per la vostra rinascita, il punto di partenza per avere ancora quella piccola consapevolezza in più rispetto a ieri. Cerchiamo sempre di tirar fuori il meglio sia da noi stessi che dalle persone che ci stanno a fianco, sia dalla vita, perché come dice Forrest Gump, la vita è come una scatola di cioccolatini, non si sa mai quello che ci capita, ma quello che possiamo sapere è come noi vogliamo affrontare ogni cioccolatino che pescheremo dalla scatola, e io voglio affrontarlo nella maniera più bella che ci sia. Quindi pensateci, rifletteteci e basta, volevo dirvi solo questo. Mi sono dilungata tantissimo, spero che questo video vi sia piaciuto, spero soprattutto che vi sia stato utile, che vi abbia strappato un sorriso, che vi abbia aperto il cuore, che vi abbia scaldato un pochino, che abbia scaldato il vostro animo. E vi mando un bacio, basta, vi mando un bacio, mi sono emozionata anch'io e al prossimo video, ciao!